Prossimo inizia il nuovo anno scolastico. Un problema in più per le famiglie in questo periodo di crisi è quello dell'acquisto del materiale didattico, in primis i libri. Si organizzano un po' tutti, anche i librai, contro la crisi, vende ed acquisti libri usati. È una delle iniziative promosse dall'Arche Studio, ubicato in via Rimembranza a Mercato San Severino, il cui titolare, Gerardo Avallone, è ai nostri microfoni. Perché questa iniziativa? Perché sappiamo benissimo che il momento è uno dei più brutti che stiamo affrontando e quindi io, in qualità anche di presidente della cooperativa Mercato Lavoro e del gruppo Mercato, abbiamo pensato insieme proprio per cercare di venire incontro alle famiglie. Io in verità con Arche Studio sono anche cartolibreria da ben 14 anni, non mi sono mai inserito in questo settore, diciamo, con la vendita vera e propria dei testi scolastici. Però quest'anno, mai come adesso, ho sentito proprio dentro di me la cosa di venire incontro alle persone bisognose e quindi abbiamo cercato di mettere insieme, ecco, domande e offerta, cercando di venire incontro. Ecco, venire incontro, ecco, praticamente come funziona questa iniziativa? Vengono le mamme, i genitori, sì, in particolar modo sono le mamme, ed è così, perché i papà sono un poco più distanti da queste cose, vengono qui, mi portano i libri utilizzati l'anno precedente e noi ci mettiamo a disposizione qua per poter un attimino per venire incontro ad altri genitori che hanno bisogno di questi. Una sorta di baratto sostanzialmente. Certo, si ritorna come ai tempi antichi, quindi noi cerchiamo solo un attimino di mettere insieme la domanda e l'offerta. Cambiando completamente discorso, le case editrici, rispetto alla crisi attuale che vivono le famiglie italiane, anche loro si stanno attrezzando in quest'ottica, anche con una sorta di rateizzazione, i prezzi sono rimasti invariati, com'è la situazione? Io credo che per quanto riguardano i prezzi siano più o meno invariati, l'unica cosa, la difficoltà che riesco a trovare adesso è che lo stesso libro di testo troviamo dei codici diversi, codici meccanografici, sono quelli che stanno dietro e sono puntualmente elencati nell'elenco che portano i genitori. Mi trovo libri usati con lo stesso titolo, stesso autore, cambia il codice meccanografico perché magari ci hanno aggiunto un dischetto, un piccolo fascicoletto e i genitori sono di nuovo ancora in difficoltà perché non sanno se effettivamente quel testo possa essere utilizzato. Ultima domanda, buoni libri. Questo significa rapporti con le istituzioni, rapporti con il comune. In altre realtà, in altri comuni ci sono dei problemi. I librai vengono pagati dopo anni, creando non pochi problemi a chi deve gestire quotidianamente un'attività commerciale. Com'è qui la situazione? Com'è in generale il rapporto con le istituzioni? Qui il rapporto con le istituzioni è abbastanza positivo, anche perché l'amministrazione cerca di venire incontro alle esigenze, soprattutto di quelli che sono rimasti un poco più indietro. Io personalmente so per certo che in questo senso si stanno facendo veramente tante attività e tante promozioni per le famiglie più bisognose. No, io dicevo, per quanto attiene il pagamento dei buoni libri. Per quanto riguarda il pagamento dei buoni libri, passa un poco, qualche mesetto in più rispetto agli anni scorsi, però in ogni caso siamo più o meno nella regola. Ecco.